stare parecchio calmo, veramente. Cioè, preparati al peggio, fratella, preparati al peggio. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Io non ho detto a nessuno di stare calmo, ho detto agli altri, come lo dicevo me quando ho scritto la canzone, di dire a se stessi di stare calmo, nel senso di... Però io ho parlato di una calma che è la forza. Ci sono i segni che si vedono. Ho riconosciuto nell'agitazione, nell'inquietudine, la mia più grande debolezza. È anche vero che da una parte della mia inquietudine nascono le canzoni, quindi insomma, quella classica cosa croce e delizia, no? È come dire, lui è un generoso, magari dà molto, magari sciupa molto, no? Da quando non deve dare, insomma, ogni esagerazione di un aspetto, secondo me, la vita mi insegna che è sbagliata. La giusta dose, secondo me, è un concetto che potrebbe valere molto bene nella nostra vita, la giusta dose di amore, di odio, di volersi bene, di dubitare di se stessi, la giusta dose di cercare gli altri, di voler stare da soli, la giusta dose di tutto. Quando scopri che anche tu non ti sai fermare e vuoi fare male. Io gli parlo di quei due minuti che anche tu, perfino, che sei straperfetta, vorresti dare un pugno nel vetro, vorresti in qualche modo fare del male a te o a qualcuno. Dissi al regista che secondo me era interessante mettere alcune persone davanti alla possibilità di decidere loro se sbroccare e diventare vittime, cioè comunque persone tendenzialmente vittime io volevo, non volevo persone che si sono scelte il proprio destino, io volevo, perché io non parlo di questi, io sono inquieto da sempre, dico sempre che la saggezza mi prenderà anche un po' per sfinimento, del resto adesso ho 45 anni, da qui in poi hai voglia di diventare saggio. Noi tutti nasciamo con una quantità di peso da portarci, ci sono persone che hanno bisogno del tuo, vengono da te e ti chiedono costantemente, ti offrono di portartelo, ci sono altre persone che te lo vogliono sempre buttare addosso, anche il loro, no? Io credo che ognuno, appunto, la giusta dose, ognuno dovrebbe accettare il proprio peso, non fare una colpa a se stesso, non fare una colpa agli altri. Io a volte ho fatto entrambe le cose, quindi insomma, ovviamente quando io scrivo questi testi quasi sempre parlo di quello che vorrei che fosse anche per me, però normalmente parlo di cose che conosco perché tutti questi sbagli li faccio io, quello che non sta calmo molto spesso sono io, capisci? Quindi le canzoni sono sempre una proiezione delle mie migliori intenzioni, quasi sempre, non delle mie migliori intenzioni di scrivere una canzone di successo, di qualcosa di orecchiabile, ma non so, io per esempio quando scrivo ho bisogno di sentire di essere parte di tutto il mondo. Non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è. Questa frase è molto ispirata al maestro Pino Daniele che in Numme Scuccià ha detto a che serve sta così sempre incazzata, ma proprio chi? E quindi io diciamo che dall'insegnamento del maestro, ecco vedi quel pezzo è particolare perché è stata la prima canzone che ho scritto dopo tanti anni che non scrivevo più in italiano, per 2 anni ho scritto solo in inglese, non sentivo di avere molto da dire probabilmente a me stesso, non sentivo di avere voglia di andare nel profondo. Insomma, sai, le canzoni io le devo scrivere quando lo sento, altrimenti si sente che sanno di finto dall'inizio e io sinceramente questa è una condizione in cui non voglio mai trovarmi. Il giorno che mi dovessi trovare in una condizione del genere, spero e credo che avrei la forza di non scrivere. Giriamo io e te la stessa vita così amara qualche istante fa, se solo tu vuoi poi diventa più dolce che mai.
Io ti parlo di quella piccola depressione che poi alla fine diventa un giorno che si somma un altro, che si somma un altro, e a volte ti accorgi che sommando tutti questi giorni stai rischiando di perdere il contatto con te stesso, con i tuoi affetti, eccetera, eccetera. Ecco, visto che io a volte faccio questi periodi di immersione, per dire se io e te siamo amici e io ti incontro e io ti vedo giù, so trovare una parola per te, però al contempo so benissimo che ci sono momenti in cui ognuno di noi quella parola quasi non la vorrebbe sentire dire da nessuno, cioè in quel momento tu vuoi stare un po' male, tu vuoi sentire quel dolore, però semplicemente a volte senti una musica o ti giri da un lato e a volte appunto questa idea come è venuta, non dico che se ne va, ma quasi, quindi che tu ti dai quasi dello stupido e dici potevo anche evitare tutto questo malessere, però in realtà a volte sembra che ci devi passare. Ma quando almeno quando la parte più positiva di me parla dentro di me di questo aspetto, l'unica frase che sa dire è una cosa del genere: non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. Una certa forma di pacificazione verso me stesso da quando sono bambino passa per la musica, questo è ovvio, altrimenti non continuerei a farla anche adesso che magari non sono più l'artista più di moda. Sono sempre stato abbastanza attratto dai mistici, dal misticismo, cioè scoprire qual era la natura del misticismo. Mi ricordo che quest'inverno a un certo punto, chissà perché, mi sono detto ma per me il misticismo comunque è tutto quello che vedi quando chiudi gli occhi. E sicuramente la musica secondo me ha questo potere. Amici di Televisionet, ma certo che mi va di salutarvi, io vorrei guardare veramente nell'occhio profondo del vostro cuore per dirvi grazie a chi mi segue e anche a chi mi odia, comunque mi dà qualche motivazione, no veramente, mando un abbraccio a tutti e ci si beccherà in giro, ciao.